Ora, prima di chiudere, voglio fare un totocasting. Totocasting, perché in puntata avevo detto il prossimo Tony Stark, il prossimo Tony Stark, poi mi è sfondata la scaletta e non ho parlato del prossimo Tony Stark. Chiudo con questa cosa. Dopo avevo parlato di Lynch, documentari, chiudo con un momento pop. Allora, perché? Perché io credo profondamente che il prossimo Tony Stark della Marvel, cioè il prossimo personaggio che per la Marvel dovrà prendere un po' le redini del loro universo e portare avanti per altri 10 anni, 15 anni, quello che è, l'universo Marvel non sarà Doctor Strange, come alcuni teorizzano, perché non è un personaggio che ha le caratteristiche per farlo, perché non saranno i multiversi, credo, il punto di ancoraggio della prossima narrativa Marvel. Ok? Ci sarà probabilmente una piccola parentesi, ma non credo che sarà quello il punto. Io credo che si esaurirà con Doctor Strange e The Multiverse of Madness, la cosa dei multiversi. Ok? Io credo seriamente. Ed è una cosa che stanno tardando ad annunciare perché è molto delicata. Stiano puntando sui Fantastici 4. I Fantastici 4 e quindi Mr. Fantastic su Storm saranno il punto cardine dei prossimi anni della Marvel. Perché Kang il Conquistatore, Galactus, Silver Surfer, tutte quelle avventure nello spazio. E comunque fuori dal pianeta Terra o comunque in altri posti dell'universo che possono essere di fascino, di appeal, perché ormai sulla Terra quello che dovevi raccontare verrà raccontato con i cavalieri Marvel, quindi Moon Knight, Daredevil, Punisher, quei personaggi ci terranno un po' ancorati alla Terra, ma quelli che ci porteranno nel futuro dell'universo Marvel con Shang-Chi e altri saranno quelli che possono andare altrove. Io credo che saranno i Fantastici 4, perché si legano Silver Surfer, ecco, tutti quei personaggi, e che porteranno appunto un nuovo tipo di avventure, perché è l'unico che il Baxter Building, che probabilmente sarà la Stark Tower riconvertita, scienziato, un po' Mr. Fantastic e Tony Stark fanno un po' a cazzotti insieme. In un'unica narrativa. Nel momento in cui non c'è più Tony Stark, serve un nuovo personaggio di questo tipo che protegga l'universo Marvel. Anche nella. Se io fossi Kevin Feige, anche nell'idea di pensare: ok, il nostro pubblico ha più di 10 anni che ci segue. Alcuni erano ragazzini e sono diventati giovani uomini. Alcuni, come me, erano giovani uomini e sono diventati uomini che magari hanno famiglia, dei figli. Quale, considerando che Tony Stark sta arrivando ad avere famiglia e figli, quale personaggio migliore che un personaggio che è sì, uno scienziato intelligente, supereroe, un simbolo, identità pubblica che lo conoscono tutti, di un padre di famiglia, di una famiglia? Perché i Fantastici 4 sono Mr. Fantastic, Sue Storm, la cosa. La torcia umana che potrebbe portare a schermo, non so se sarà così, però se Spider-Man dovesse restare nell'MCU, uno dei buddy di Spider-Man, storicamente, ai fumetti, è la torcia umana. Poter rimettere insieme questi due personaggi anche a schermo. E oltre al fatto che Spider-Man ha sempre avuto questo rapporto molto vicino con i Fantastici 4, la Fondazione Futuro e tutte queste cose. Io credo che a schermo l'idea di avere questi personaggi, che poi tanto anche nei fumetti sono evoluti, i Fantastici 4 hanno due bambini, porti a schermo una famiglia di supereroi, e io credo che loro stiano aspettando, perché per quanto è annunciato il film, io non so se hanno un casting, io credo che loro vorrebbero tantissimo quello che il pubblico online dice. John Krasinski e Emily Blunt, che sarebbero perfetti, perché sono una coppia nella vita reale, perché
Emily Blunt è effettivamente perfetta per fare Sue Storm e John Krasinski è perfetto per fare Mr. Fantastic. Perché John Krasinski, nonostante vedo che ha fan ovunque, non è Robert Downey Jr. Non ha la faccia da playboy, quindi può più posare come uno scienziato introverso e può essere di più quella cosa, ok? Può funzionare di più come Mr. Fantastic, oltre al fatto che lui ci sta nel ruolo, è dinamico, è belloccio, sa scherzare. Eh sì, appunto, Spidey e Fantastici 4, che lui entra a Fondazione Futuro, cioè nei fumetti, o comunque lui ha sempre avuto questo rapporto con i Fantastici 4. Ci sono tante cose che si possono fare per espandere l'universo Marvel e portare magari un bel film su Silver Surfer. Cioè, fate conto che il secondo Fantastic Four è un film orribile. Io lo guardo solo, l'ho guardato solo perché c'era Silver Surfer. Punto. E perché ho guardato quel film? Perché c'era Silver Surfer. Non me ne frega niente di tutto il resto. Frega cazzo di niente. L'unico motivo per cui l'ho guardato è perché c'era lui. Basta. Basta. Del resto, un Galactus orribile a schermo, però Silver Surfer mi piace un sacco. Comunque, credo che saranno loro il futuro al cinema per i prossimi 10 anni, perché in Guardiani della Galassia, ragazzi, stanno finendo, eh. Cioè, metteteci una pietra sopra. Il terzo Guardiani della Galassia è la fine dei personaggi. Finirà in una maniera che staremo tutti male. James Gunn ha secondo me anticipato un po' questa cosa. Ci rimarremo malissimo. Rimarremo malissimo, soffriremo come dei cani. Io chiedo, a me basta che non muore Rocket Raccoon, io sono a posto. Vi prego, non mi uccidete il procione. Io chiedo solo una cosa. Non mi uccidete il maledettissimo procione perché è il mio eroe. Però al di là di questo, io credo che i Guardiani della Galassia finiranno col terzo capitolo. Thor anche basta. Io so che nei prossimi anni deve arrivare la serie di Iron Heart, devono arrivare altri personaggi. Però io credo che l'unica cosa che possa portare davvero qualcosa di interessante per Marvel al cinema siano i Fantastici 4. E loro ancora, il film è annunciato da prima del Covid, dal 2019, e ancora non hanno annunciato un cast, perché devono essere sicuri al 100% di avere i personaggi giusti, perché quello è il progettone che li vuole portare avanti per i prossimi 10 anni. Io ne sono sicuro di questa cosa. Poi magari mi sbaglio, ma secondo me Feige se l'è pensata così. Degli X-Men gliene frega e non gliene frega. Cioè, può essere una cosa parallela che si può sviluppare, però. Non lo so se gli interessa tanto. Io credo che lui interessi quello. Perché è una cosa che non si è mai sviluppata davvero. E il confronto, cioè, i film di Team Story sono orribili. Quello fatto dopo è sbagliato tutto, il casting, tutto è un disastro. E quindi io direi: Krasinski e Emily Blunt, Mr. Fantastic e Sue Storm. Oggi leggevo una cosa che mi ha fatto ridere e mi ha convinto. Basta, sono comprato. Sarebbe bellissimo vedere Seth Rogen fare la cosa. Non c'entra niente. Non c'entra davvero niente. Però io riderei fortissimo. Cioè, io vado al cinema e Seth Rogen fa la cosa. Io ho finito. Io sono contento così. Potete chiudere tutto. Sono veramente felice. Però non credo sarà così. Per la cosa serve uno, sì, che sia spiritoso, ma che sia la cosa. Anche se Seth Rogen ha la voce, vocione lì un po' così. No, The Rock che fa la cosa, no. Ti prego. Io non sopporto più The Rock. Con tutta l'anima bene dell'universo, non lo sopporto più. Non lo posso più vedere. E secondo me ci starebbe benissimo. Perché The Rock, per quanto spacchi
magari sia l'uomo più simpatico del mondo, io credo che sia anche una prima donna. Cioè, lui vuole essere la star di quello che fa e vuole essere sempre al centro di quello che fa. Infatti, tant'è che cosa si è preso in DC? Black Adam, che continua a dire, rimescolerà le forze. Che palle. Sì, sei grosso, sei forte, ok, Black Adam, sei il più forte. Va bene, bambino di 5 anni. Va bene. Ok. The Rock fa un uomo fatto 18. Ok, condivido questa cosa. Però non ce la faccio. Non posso farcela più. Non ce la posso fare più. Diciamo che mi accontento di Seth Rogen. Mi sto con Seth Rogen come la cosa. Johnny Storm, vediamo chi può fare uno come Johnny Storm. Deve essere fratello di Emily Blunt. Come possiamo un biondo che può fare quella cosa lì. Anni fa io l'avrei dato a Zac Efron, la torcia umana. Perfetto, lo devi fare. Zac Efron, torcia umana. Perfetto. Cioè, così è. Devi fare. Va bene così. Adesso, per fare Johnny Storm, se l'avessero fatto qualche. È che ora è fuori tempo massimo per una questione di personaggi. Però Charlie Hunnam. Perfetto. Charlie Hunnam era perfetto. Perfetto per fare Johnny Storm. Col fisico alto, belloccio, perfetto. Sarebbe stato perfetto per fare il personaggio. Magari anche col capello lungo poteva essere molto, poteva funzionare un sacco. A me poi è un attore che piace un botto, anche come proprio come attore in generale. Tra l'altro poi lui è inglese, fatemi fare 007.